Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media. Ecco le nostre notizie. Coronavirus. Il bollettino settimanale in riferimento alla settimana compresa tra il 3 e il 10 novembre segnala in Italia un aumento dei casi e dei decessi. Sono infatti 181.181 i nuovi casi di contagio, 549 invece i decessi. In entrambi i casi numeri in salita rispetto alla settimana precedente. In discesa invece il numero degli attuali positivi, che si attesta su 418.554. Calano anche i ricoveri in area non critica, dove al momento sono ricoverati 6.356 persone, in discesa anche i ricoveri in terapia intensiva, che al momento ospita 203 pazienti. Il tasso di positività si attesta sul 15,6%, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Coronavirus. Il bollettino diramato dalla regione l'11 novembre segnala in Puglia 1.089 nuovi casi di contagio e 4 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati processati 7.688 test. Nel Tarantino segnalate 128 nuove positività. Al momento nella regione sono 13.047 le persone positive al Covid, di cui 178 ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva. Si è aperta questa mattina al circolo degli ufficiali della Marina Militare l'assemblea del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, la cui 20ª edizione si terrà a Taranto nel 2026. L'incontro è stato preceduto dai saluti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, poi i lavori sono proceduti a porte chiuse. Beh, devo dire che ci stiamo un po' abituando, insomma, alle grandi sfide, quello che volevamo fare con il nostro piano di transizione. I giochi del Mediterraneo, come sapete, sono un momento importante per misurare la nostra capacità di, insomma, rispondere a questa trasformazione della città, del nostro modello economico, anche del nostro atteggiamento culturale che abbiamo impostato con quel piano di transizione, che ci sta consentendo poi di attrarre anche gli investimenti pubblici, i fondi europei che sono funzionali ai grandi progetti che si stanno dipanando sul territorio. È un momento importante perché oltre a qualche maniera evidenziare il nostro entusiasmo come comunità, la nostra capacità di accogliere queste delegazioni internazionali e anche l'organizzazione stessa e il comitato interno, facciamo, come sapete, un punto sullo stato dell'arte tecnico del master plan, sui progetti che stanno per partire, sulla copertura finanziaria alla quale stiamo lavorando col governo e con la regione e sul cronoprogramma che dobbiamo seguire da qui al 2026. Un'altra piccola innovazione che diventerà sempre più strutturale nel corso degli eventi dei prossimi anni è la formazione dei volontari, che avete visto, insomma, hanno iniziato dalle nostre scuole, i nostri giovani, a partecipare con grande motivazione a questa assemblea. Insomma, siamo veramente contenti per come stia andando, per come sia la risposta delle delegazioni internazionali, e crediamo che sia un ottimo biglietto da visita per Taranto e per la Puglia. Allora, parliamo di cose positive. Stamattina siamo qui per iniziare questo cammino che ci porterà ai giochi del 2026 a Taranto e sono molto orgoglioso dell'accoglienza che tutte le delegazioni hanno ricevuto, come italiano e come presidente ovviamente, ma del calore che stiamo sentendo. E anche un ringraziamento particolare oltre al comune di Taranto, alla regione Puglia, ma va alla Marina che ci sta ospitando in nel circolo ufficiale, che è una sala, soprattutto in questa sala, che è una sala piena di storia, piena di tradizione. Detto questo, stiamo lavorando proprio per questo, per stabilizzare sia la parte delle risorse, che sono già a bilancio assolutamente, quindi devono essere solo formalizzate. La regione ha già un stanziato dei primi fondi e anche il CONI tramite il governo già ha stanziato i fondi, quindi 1,5 milioni circa, e comunque più o meno il comitato già in dotazione circa 2 milioni di euro, quindi per quanto riguarda progettazioni, ma soprattutto per quanto riguarda l'inaugurazione anche del comitato, proprio della sede, perché sapete meglio di me che se non c'è una casa la famiglia non può esistere, quindi il comune ha messo a disposizione il piano terra di una parte, una bella struttura di circa 150 metri quadrati che è stata inaugurata proprio ieri. Siamo qui a Taranto per questa assemblea generale proprio per questo motivo, per far partire la macchina organizzativa. Che cosa voglio dire? I giochi non sono solo sport, ma sono anche rappresentanza, sono anche immagine di un territorio, di una città e di un'organizzazione proprio anche politica, direi. Quindi l'eredità che lasceranno questi giochi non sarà solo degli impianti ristrutturati, alcuni saranno costruiti come la piscina olimpionica, il circolo nautico e lo stadio per il calcio e per eventi, ma rimane anche un'eredità di organizzazione
un'organizzazione, una rete di professionalità che rimangono sul territorio. Noi contiamo molto anche sui volontari, stiamo avendo una grandissima risposta da parte delle ragazze e dei ragazzi tarantini, ma non solo della città di Taranto, anche dei comuni limitrofi. Abbiamo avuto un surplus di adesioni perché era importante partire subito. Come vi ho detto, abbiamo scelto questa data, anche se sembra molto lontana rispetto ai giochi, ma era fondamentale entrare nell'engagement, come dicono gli anglosassoni, quindi lo traduciamo perché siamo italianissimi, e per entrare proprio nella parte emozionale. Quindi la città inizia a vivere un evento con ospiti internazionali, abbiamo presenti qui molti presidenti di comitati olimpici, ricordo che i paesi confederati sono 26, e molti segretari generali e molti capomissione che normalmente seguono le squadre alle Olimpiadi, quindi è una platea qualificata che sta dando un feedback molto importante, sono tutti molto contenti. Ieri c'è stata una cena di gala offerta dal comitato organizzatore, capitanato da Elio Sannicandro per quanto riguarda la direzione generale, e poi in capo al presidente che è il sindaco Melucci. Alle tinte della classica sfida salvezza, quella che andrà in scena domani alle ore 14:30 allo stadio Erasmo Iacovone tra Taranto e Viterbese, e che sarà valida per la 13ª giornata di Serie C, Girone C. Saranno numerose le assenze in casa rossoblù che, oltre alla solita e cronica vagonata di infortunati, ai quali si è aggiunto in settimana anche il difensore Vona, dovranno rinunciare a quello che è sicuramente il miglior elemento della rosa, ovvero il portiere Bannucchi, che sarà assente per scontare i due turni di squalifica rimediati nell'immediato post-gara di Picerno di domenica scorsa. Rebus portiere quindi per Capuano, che per il ruolo di numero uno dovrà scegliere tra i giovani Martorella e l'Oliva, col secondo che pare in vantaggio vestire la maglia di titolare. Se la difesa a tre sarà presumibilmente composta dai soliti noti Evangelisti, Manetta e Antonini, il mister di Pesco Pagano avrà ancora una volta l'arduo compito di inventare il centrocampo, dove saranno da valutare le condizioni di Diaby e Romano, che avevano saltato l'ultima trasferta in Lucania. In attacco salgono invece le quotazioni di Tommasini, che potrebbe affiancare dal primo minuto Guida. In caso contrario scaldano i motori Infantino e La Monica, che scalpitano per partire nell'11 titolare. Nella Viterbese sono sicuramente da segnalare le assenze di Marotta, andato in rete negli ultimi due incontri giocati contro Foggia e Potenza, del centrocampista Mbaye. Il signor Daniele Virgilio di Trapani, con gli assistenti Marco Lencioni di Lucca e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, comporranno la terna arbitrale designata a dirigere l'incontro. A completare la designazione anche il quarto ufficiale, il signor Loris Graziano di Rossano Calabro. Torna in campo la gioiella Prisma Taranto dopo il KO subito al Palamazzola contro la Gas Sales Blue Energy Piacenza. La squadra di coach dipinto sarà ospitata domani pomeriggio alle ore 18, diretta su Volleyball World, dall'Itas Trentino nella sfida della BLM Group Arena, nella stessa giornata del campionato di Superlega Credembanca. La compagine tarantina vuole provare nuovamente l'impresa esterna dopo essersi imposta nell'ultima trasferta per 3-2 contro Verona. In terra trentina i rossoblù proveranno a strappare punti preziosi contro una delle pretendenti alla vittoria del tricolore. Ancora assente l'opposto Lucconi, mentre dovrebbe tornare a disposizione il centrale Alletti. Cosci dipinto però potrebbe preservarlo e dargli ancora un turno di riposo. Dopo aver centrato la prima vittoria in trasferta ai danni di Sala Consilina, il Cussionico Basket Taranto torna al Tour Sport per la 7ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Nel palazzetto di San Vito gli uomini di Coach Olivi affronteranno la Pallacanestro Roseto, formazione abruzzese che ai nastri di partenza era accreditata come la pretendente più valida alla promozione, ma che finora ha raccolto solamente 4 punti. Tanta attenzione andrà riservata all'ex della partita, l'argentino Nicolas Morici, che finora ha messo a segno 70 punti, 46 rimbalzi e 20 assist. Affronteremo quella che secondo me è la migliore squadra del girone, le parole di Enzo Cena, intervenuto nella nostra trasmissione Terzo Tempo, anche se al momento non lo sta dimostrando. La chiave sarà la concentrazione che dovremo ottenere per tutti i 40 minuti. Palla 2 domani alle ore 18 al Tour Sport. Scocca l'ora del campionato per la Nuovi Orizzonti Taranto, che oggi alle 16 disputerà la prima partita del nuovo torneo di Serie C femminile Girone A. La squadra di coach William Orlando sarà di scena al palazzetto dello sport di Mesagne per affrontare la Mensana. Beh, finalmente inizia, anche perché sono 2 mesi che ci stiamo allenando e purtroppo è stato molto difficile anche organizzare amichevoli, quindi non vediamo l'ora di giocare. Le sensazioni sono positive, anche perché le ragazze nelle ultime settimane si stanno allenando molto bene
non vediamo l'ora di incominciare e soprattutto di fare una buona prestazione. Questa era l'ultima notizia. Dalla redazione di Cosmopolis Media è tutto. Al prossimo notiziario.